parte la mostra World Press Photo 2014. Dal 2 al 23 maggio al Museo di Roma in Trastevere saranno esposte le foto vincitrici della 57esima edizione del prestigioso World Press Photo. Il premio è considerato il più importante in ambito fotogiornalistico al mondo. Ogni anno da 57 anni, infatti, una giuria indipendente formata di esperti internazionali è chiamata ad esprimersi su migliaia di domande di partecipazione provenienti da tutto il mondo. Per questa edizione sono state inviate 98.671 foto di 5.754 fotografi professionisti di 132 diversi paesi. Tre i fotografi italiani premiati: Bruno D'Amicis, Alessandro Penzo e Gianluca Panella. Questa immagine un po' vuole essere una provocazione, perché la storia di questa volpe così piccola e così, diciamo, sconosciuta e più, di cui un po' la conosciamo perché è l'animale che ha dato l'ispirazione ai Pokémon, quindi, però poi di questo animale si sa veramente poco. In realtà riflette la situazione politica del paese. Dopo la primavera araba, il crollo del regime, tutte le politiche legate all'ambiente sono state accantonate, messe da parte, e quindi è paradossale come la storia di una piccola volpe possa in realtà raccontare una storia molto più grande, quella della situazione socio-economico-politica di un paese. L'intento finale della foto è smascherare, quindi non soltanto mostrare il rifugiato nel modo in cui siamo abituati a vederlo, quindi in situazione disperata, in un atteggiamento emotivo estremo, eccetera, ma in realtà dimostrare la dignità di queste persone, ma appunto anche quello che è il nostro senso di ospitalità. Un fotogramma sicuramente difficile da leggere, molto scuro, di non facile comprensione forse, ma mi interessava più raccontare un'atmosfera che non dimostrare in maniera eclatante una cosa che poi per un fotografo è molto difficile da dimostrare, nel senso, un fotografo per fare le foto ha bisogno di luce, quindi fotografare il buio già era una sfida che comunque mi interessava.